Ciao a tutti, benvenuti un'altra volta al nostro canale. Oggi ci troviamo a Mantova, patrimonio della UNESCO dal 2008 insieme a Savionetta. E vi faremo vedere cosa c'è di bello qui a Mantova e perché dovete visitarla. Accompagnateci. Ciao a tutti, oggi siamo a Mantova. Andiamo! Questa è la mappa attuale di Mantova, ma una volta non era così. La Mantova era così circondata di tutto il fiume, come se fosse veramente una isola. E qua davanti troviamo il castello San Giorgio, che è uno dei castelli più importanti di Mantova perché lo caratterizza. E in questo castello, ad esempio, hanno vissuto per 500 anni la famiglia Gonzaga. È stato costruito dal capitano del popolo Francesco I Gonzaga e successivamente trasformata da Ludovico II in abitazione marchionale. E niente, qui vediamo tutti i quattro torri. Ci sono delle porte a leve come erano normalmente i castelli. A Mantova troverete anche diverse varietà di dolci tipici mantovani, proprio da loro, ad esempio la torta di tagliatelle, la sbrizzolona, la torta delle rose e tanti altri ancora. E brevemente vi faccio vedere la casa di Rigoletto, che è stato usato come scenografia di un'opera di Giuseppe Verdi. E eccolo qua, Rigoletto. Ogni giovedì c'è il mercato, in cui vengono tantissime persone di fuori, si muovono per venire qui a Mantova a fare le sue passeggiate o altrimenti anche mangiare un bel gelato, perché qui c'è una gelateria veramente buonissima e Mantova non si fa mancare proprio nulla. Qua su vediamo la Torre della Gabbia. Eh sì, c'è una gabbia che nei malfattori venivano lì rinchiusi e venivano a occhio di tutte le persone che si mettevano qua giù a guardarli, veramente, perché magari erano ladri o che ne so. E questa piazza con questa torre astronomico, che vedi qua l'orologio astronomico, è Piazza delle Erbe, in cui si trova anche qui la rotonda. Qui siamo dentro alla rotonda di San Lorenzo, costruita nell'anno 1083 per la Matilde Canossa. Matilde Canossa è una delle donne più importanti del Medioevo, infatti il suo corpo è stato sepolto nel Vaticano. E questa rotonda è stato costruito ispirato al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Allora, una cosa molto importante, c'è scritto che Mantova basta un giorno per conoscere tutto a Mantova, perché non è tanto grande. Invece secondo me non è vero, Mantova ci vorrebbe due giorni, anche tre, perché sì, non è tanto grande, ma c'è tanto ma tanto da visitare. E eccoci qua, ci troviamo proprio davanti alla costruzione del Palazzo Te. Il Palazzo Te è stato costruito da Federico II Gonzaga grazie al suo celebre architetto e pittore italiano Giulio Romano. E Giulio Romano è stato colui che era il preferito di Raffaello. Sì, praticamente il più bravo allievo che aveva Raffaello. Il nome del Palazzo Te viene dalla zona che si chiama Teglietto. E questa meravigliosa sala è la sala del sole e la luna. Dopo c'è questa sala che si chiama sala dei cavalli, perché la scuderia di Gonzaga praticamente era molto ricca, perché allevava i cavalli e dopo lo vendeva per tutta l'Europa. Quindi Gonzaga era molto conosciuta per i cavalli e quindi hanno dedicato completamente questa sala ai cavalli. E questa meravigliosa sala si chiama Amore e Psiche. Sì, praticamente rappresenta la mitologia greca, quella che parla della favola di Amore e Psiche. Amore e Psiche, sì, questi sono veramente due innamorati. Psiche era la più bella, Venere aveva un po' di gelosia di lei e perciò manda a suo figlio Eros a farlo innamorare della persona più vile, più brutta che ci sia in quel momento. Eros
invece di colpire a Sikke, si colpisce se stesso e si innamora persamente di Sikke. E così dopo loro si sposano, ma Els non poteva mostrarsi come era veramente, quindi gli ha detto che soltanto la notte, la sera si poteva dormire con lei, e non poteva mai guardare sul volto. Sue sorelle di Sikke le convince di guardarlo a suo marito dopo i tanti anni, e niente, lui la guarda e vede che è un bellissimo angelo biondo, scolpito, dorato come la luce, però scappa Eros tutto arrabbiato perché non l'aveva obbedito, e quindi è stata una storia molto lunga, soltanto l'inizio, ma è molto bello come storia, non so se voi lo sapete. Ecco, invece questa qua si chiama la sala dell'arte dei Kurami. Kurami vuol dire praticamente che i manufatti in cuoio che si facevano, che è stato ritrovato qui in questo palazzo te, e veramente una volta era molto molto conosciuto questo arte dei Kurami. E niente, qua abbiamo invece la Camera dei Venti, che nella quale troviamo tanti dei sempre della mitologia romana, delle persone che erano del vento alla fine, no? Perché c'erano tanti dei che erano del vento. E niente, molto decorato, molto al minimo dettaglio. Qui troviamo anche la sala degli Aquila. Avete visto, ragazzi? Adesso chiediamo a mia morosa. Cosa è, amore? Come si chiama questa stanza? Carina! Ringrazio tutti che state guardando questo video, spero che vi stia piacendo questo meraviglioso palazzo costruito da Giulio Romano, e veramente vi invito a venire a Mantova a conoscere la sua arte, che veramente non vi pentirete, è veramente magnifica. Mantova è meravigliosa. Approfitto anche per ringraziarvi per aversi iscritto al canale, che siamo sempre di più, stiamo raggiungendo già 600 iscritti. E niente, adesso siamo sempre a Palazzo Te, vi farò vedere completamente tutto in dettaglio di Palazzo Te, perché è veramente una cosa spettacolare, meravigliosa, è un orgoglio vivere in provincia di Mantova. Eh sì, io abito in provincia di Mantova e sono orgoglioso a vedere tutta questa meraviglia. Questa qui è la stanza degli stucchi, dove vediamo le piccole sculture fatte proprio da gesso, è veramente bellissimo. E tutto questo sempre creato da Giulio Romano, è stato bravissimo a fare tutto con minimo dettagli, e veramente qui ci sono delle battaglie, perché ci sono state tante battaglie anche in quel periodo, no? C'è un mucchio di guerra. Vabbè ragazzi, continuiamo la nostra avventura qua. E questa qua invece è la sala più bella che abbia mai visto, è la sala dei giganti, ma guardate che spettacolo, che disegni spettacolari di questa sala, non ci sono angoli, tutto l'hanno fatto a forma di cono, e qua c'è veramente una meraviglia, guardate che sculture. Giulio Romano, bravo, bravo Giulio Romano, veramente, guarda, mi hai lasciato sbalordito, guarda che meraviglia, veramente ragazzi, è veramente un enorme piacere farvi mostrarvi questo immagine. Sono già le ultime sale da visitare, un po' di pazienza e coraggio. Qui troviamo tutte le palline che una volta giocavano di Gonzaga nell'anno 1500, e qua nel soffitto tutto decorato come sempre, come ogni stanza, è stato veramente bravo questo Giulio Romano. E vediamo dopo il giardino che hanno costruito proprio apposta, e venite. E ecco, adesso stiamo arrivando verso la loggia, l'appartamento segreto di Federico II Gonzaga, in cui questo posto si incontrava con l'amante, ok? E sì, mio bambino sta commentando anche lui, perché giustamente anche lui vuole partecipare nel nostro video. E ecco invece qua troviamo il giardino segreto, dove c'è dietro una grotta,
E questa grotta invece è stata fatta da Vincenzo I Gonzaga nel 590 circa, quindi già nel fine del 1600. È un giardino molto particolare, soprattutto la grotta, perché la grotta ha un'aria come se fosse vicino al mare. Ci sono dei coali, ci sono dei disegni proprio di Piscantina. È molto molto graziosa come grotta, molto particolare, molto antica, non si vede però. E vabbè, e ragazzi, vi saluto tutti, grazie per averci accompagnato, ci vediamo alla prossima avventura e vi ringrazio ancora. Buon proseguimento e vi auguro tante 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 belle cose. Al prossimo capitolo.